giovane uomo, pensando all'oggi, a fra mezz'ora, il futuro, sappiamo, chissà. E men che meno si sogna di ascoltare quella vocina che ogni tanto da dietro è lì che bisbiglia qualcosa, un sapore da che può. A 20 anni c'è altro da fare, ci sono altri pensieri, quindi uno sta lì nemmeno per esempio a chiedersi perché gli piacciono di più i cannelli e lo speck piuttosto che la pasta asciutta e la pizza. Fra l'altro, in quegli anni, stiamo parlando degli anni 60, in Trentino pizzeria non è che c'era ogni angolo di strada come oggi. Però prima che si risvegliassero gli ormoni dell'adolescenza, evidentemente qualcuno aveva seminato sul carretto piccolino. Come dicevo, sono gli anni 60, i primissimi 70, quindi i tempi del boom economico, della nuova regione di Odorizzi, che con i trentini addestrati da Roma, dice qualcosa il nome di Gasper, come cani da guardia del Sud Tirolo, anzi dei crocchi, come bisogna dire, e si concretizza ben bene il lavoro del fascismo, il lavoro di cancellazione di identità, cancellazione di storia, anzi mistificazione, che è ancora peggio, che si basa soprattutto su un fatto. L'Italia non ha mai avuto la sua Norimberga e quindi non ha mai fatto i conti col proprio passato. Norimberga che prima di me, che non sono nessuno voglio dire, almeno due personaggi storici molto importanti come il professor Franco Cardini e Paolo Rumiz hanno evocato più volte, ottenendo spesso facce scure e sberleffi, come a dire Matasi sa niente a tirare fuori, no? Però questo purtroppo non è altro che la dimostrazione che in Italia il fascismo non è mai morto, anzi è vivo e vegeto ancora oggi. E infatti in quegli anni, guarda caso, il Sud Tirolo è costretto ad arrivare alle bombe per difendersi da quello che stava accadendo e per far sapere al mondo cosa stava accadendo. In quegli anni a Trento arriva l'idea sconvolgente di sociologia, una grande idea che apre al mondo una città chiusa da quasi 1000 anni di vescovi che avevano tutto l'interesse a tenere lo status quo fermo e immobile e non aprirsi, ma un'idea purtroppo gestita male probabilmente da una classe dirigente impreparata che alla fine poi crea anche delle problematiche non indifferenti. In tutto questo Carlo cresceva come si dice in buon dialetto, da cervellà, cioè da scollapieri, uno con la testa un po', non lo so, ne combina di tutti i colori, rischia anche la pelle, varie volte, e però continua a non farsi domanda, a non chiedersi per esempio perché quel confine del Brennero gli sembri una roba così strana, in fin dei conti mi trovo meglio quei crucchi che qua, quasi quasi. Ma chissà, però come capita a tutti, il passare del tempo poi modifica anche il tuo modo di vivere, di pensare alle giornate, e pian pianino si comincia a fare attenzione a quella vocina che è sempre lì dietro, che ogni tanto... Cosa sarà? Sarà mica magari quell'angelo custode attaccato su un camera a regalo degli Zizil? Ma chi lo sa. Fatto sta che Carlo comincia un pochettino a guardarsi intorno, a farsi delle domande,
E poi un bel giorno riceve da suo cugino una scatola piena di foto ingiallite, di scartoffie, ricordo. E lì scatta il lampo. È custodita in queste foto una parte della storia di una famiglia, la sua famiglia, dei suoi zii, travolta dalla prima guerra mondiale, la guerra più assurda che ci sia stata, che sono tutte assurde le guerre, quella di più. E così germogliano i semi sparsi da chi? Dalla nonna Ida, personaggio che nel libro assume una sua importanza tutta particolare. E allora Carlo parte, stavolta il Brennero però non lo attraversa per andare a spasso, magari anche a Donete qualche volta, che è poi tanta roba, ma per andare più e più volte in pellegrinaggio al Landesarchiv, al Kriegsarchiv di Vienna, eccetera, eccetera, dove scopre tante cose. Sentite, Maurizio? Ecco, Maurizio cosa sta pensando? Oddio, ecco, nel solito libretto, fate quattro vecchie foto, quattro ciacere, due lacrimotte, e così io ero metà bomba a ca. Meglio se stavo a casa a guardarmi la televisione, giusto? Invece no, sbagliato. Carlo, che nella sua intenzione voleva produrre, lo scrive lui stesso nel libro, un riconoscimento ai miei parenti e a tutte le famiglie trentino-tirolesi e al loro impegno a difendere la loro Heimat. In realtà, devo dire che riesce ad andare oltre. Le storie di famiglia sì, sono interessanti, ma fino a un certo punto, insomma, per chi non ne fa parte. Lui riesce a fare un gradino in più. Vedete che tale fa bene, ma venga fuori. Ovviamente, non ho nessuna intenzione, non sarebbe assurdo che vi raccontassi i dettagli di questo libro. Se proprio vorrà farlo, qualcosa lo racconterà Carlo molto meglio di me, anche perché. Raccontare i libri prima, dopo uno mi passa anche la voglia di leggerlo. Però quello che vi anticipo è che dalla lettura emerge un quadro, direi non solo realistico, ma anche per certi versi sorprendente, pieno di sfaccettature di quello che era la vita a cavallo del secolo. Dell'altro, all'altro cavallo del secolo, perché ormai ce n'è uno in mezzo, si vede, appare quello che era 120 anni fa il Tirolo, parolaccia vietata, oscurata in tutti i modi con la violenza fisica e non solo fisica, di quel fascismo e quel nazismo che sappiamo cosa hanno combinato in tutta Europa, che non sono altro che due declinazioni del nazionalismo, cosa maledetta, che continua a fare danni e probabilmente li farà per sempre. A quei tempi nessuno aveva la minima intenzione di abbandonarlo, quell'impero che un po' più in giù veniva indicato come il barbaro oppressore. E i trentini stavano benone dove erano, tant'è vero che qualunque storico serio italiano ormai vi dice tranquillamente che a voler essere abbondanti c'era forse il 10% che era a favore dell'Italia, gli altri proprio manco per niente. Del resto c'è una differenza storica di cultura che esce da queste pagine piuttosto chiara e il fatto che ci fosse questa propensione a un impero multilingue, piuttosto che a chi parlava più
più o meno la stessa lingua, non è poi niente di strano, perché provate voi oggi, non 100 anni fa, andare a dire a uno scozzese che è inglese, scappare di corsa, o provate a dire, che so io, a un cubano che è spagnolo, o a uno svizzero che è tedesco piuttosto che francese o piuttosto che italiano. Vai avanti tu, mi viene da ridere. Cioè, l'equazione lingua uguale popolo è stata inventata di sana pianta dai nazionalismi nati storicamente a cavallo fra il 7 e l'800, e la scienza stessa dice che è un'idiozia clamorosa. Non si possono imporre unioni a entità popolari storiche diversissime. Del resto, senza rimanendo dove anche il più italianissimo degli italianissimi c'ha poco da obiettare, pensate ai Veneti, ai Siculi e ai Liguri, ditemi se ne trovate tre più diversi in giro. Cioè, proprio non c'è discorso. E a questo proposito è interessante ricordare una piccola chicca storica. Forse pochi di voi, anzi forse molto probabilmente penso, sanno chi fu Franz Grillparzer. Franz Grillparzer è stato il più grande poeta austriaco dell'Ottocento e una persona che amava ragionare sulla quotidianità e trarne a volte anche gli aspetti più piccoli, ma anche sarcastici, magari le cose un po' ridicole. E un giorno, voi ricordate che nell'Ottocento c'è stato il famoso 48, no? 1848, che è stata proprio l'esplosione dei nazionalismi, la prima grande esplosione con mezze rivoluzioni un po' in tutta Europa, eccetera. Bene, due anni dopo, nel 50, Grillparzer dice testualmente, e notate bene due parole, dice: i tedeschi vorrebbero capire gli austriaci. Quindi già, com'è la storia? Tedeschi e austriaci, non sono la stessa roba. I tedeschi vorrebbero capire gli austriaci, ma non ne sono capaci. Gli austriaci sarebbero capaci di capire i tedeschi, ma non ne hanno nessuna voglia. E quindi è evidente che agli osservatori un po' attenti, già 200 anni fa, queste cose suonavano un po' ridicole, un po' fuori dal mondo. Ecco, quello che in questo libro ognuno potrà trovare è una narrazione semplice. Questo non è un libro di storia, non è nemmeno un romanzo, è qualcosa che in maniera scorrevole, alternando quasi i due filoni, cerca di ricostruire una storia, come si diceva, rovesciata da chi in realtà questa terra la voleva sfruttare, perché in Italia, al governo italiano, perché dire gli italiani è sbagliato fondamentalmente. Il popolo italiano non ha mai voluto la prima guerra mondiale, che io sappia neanche la seconda, ma la prima di certo, c'erano fior di movimenti contro la guerra poco prima, ma i governi volevano sfruttare Tirolo. Significava energia elettrica, che a quel tempo col boom industriale era richiestissima, e legname. Per fare questo hanno cancellato il passato che Carlo cerca di riportare alla nostra attenzione, anche con alcune chicche particolari. Ci troviamo per esempio a un certo punto, molto interessante credo, l'opinione che Benito Mussolini aveva degli irredentisti.
non vi dico qual era, ma leggetelo, che è interessante. E la sua, sempre di Mussolini, consapevolezza che il Trentino, il popolo tirolese di lingua italiana, lo chiamava lui stesso, dell'Italia non aveva nessuna, non sentiva nessuna attrazione, nessun desiderio di redenzione, avrebbe detto la cosa. Del resto, se così non fosse stato, verrebbe da chiedersi perché gli emigranti, che soprattutto dopo la terribile alluvione dell'82, che anche Quintesino fece disastri enormi, se ne andarono... Il 1882. Sì, se ne andarono sia in Sud che in Nord America, chissà perché fondarono paesi che hanno nomi tipo Colonia Tirolesa e che ancora oggi chiamano il loro dialetto non dialetto trentino, dialetto tirolese. Come fa, fra l'altro, per esempio, una pubblicazione, un periodico che viene edito a New York, non in Sud America, che in dialetto tirolese si chiama Il Filò. Allora, ci sarà un motivo se queste cose perdurano ancora dopo 120 anni. In questo libro quindi trovate una tutta una serie di documenti, qua la maggior parte sconosciuti, perché è andato proprio a cercarsi nei vari archivi, che non riguardano solo la famiglia Ziller, ma riguardano tutti noi. E danno un po' l'immagine di quella che era la comunità tirolese di lingua italiana di allora. Documenti che sono accompagnati sì da qualche considerazione personale, ma sempre, devo dire, molto pacata, molto tranquilla, nell'ottica del diamo a Cesare quel che è di Cesare e via. Quindi ognuno il suo, nel bene o nel male. Direi che altro, a me non è il caso che aggiunga, salvo che una domandina, provate a indovinare cosa scoprite alla fine del libro riguardo al 46. Io non ve lo dico, ma butto lì. Ma penso che chi ci arriverà alla fine si ricorderà di questa domanda. Il titolo direi che è centrato perfettamente, senza sensazionalismi, senza paroloni, cosa, però dà subito l'idea di un qualcosa, di un rovesciamento epocale, di qualcosa che ha cambiato tutto e che purtroppo qualcuno ha cercato di cancellare e che è doveroso richiamare e riconoscere, anche perché gli effetti di quella politica purtroppo li subiamo ancora oggi. Grazie e buona lettura. Thank you.